Il centro storico di Napoli, i siti archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, Nola con i suoi gigli, ma non solo, Civitile e le sue basiliche paleocristiane, i Campi Flegrei, l'Iternum, Bosco Reale con l'Antiquarium, Poggio Marino e il sito protostorico di Longola, Striano con le sue tombe, Terzigno con le ville rustiche e i suoi musei, i comuni del Parco Nazionale del Vesuvio, Agerola e Monti Lattari, il programma di itinerari che la città metropolitana di Napoli ha presentato al WTU, il Salone Mondiale dei Siti UNESCO tenutosi a Siena, è stato accolto con grande successo dai visitatori e dai buyers e tour operators internazionali. Per il WTU, l'ente guidato dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris, ha infatti sviluppato 7 gruppi di itinerari da offrire ai turisti per godere dei tesori di cui il nostro territorio è ricco, partendo dai siti già insigniti del sigillo UNESCO e raggiungendo però luoghi meno conosciuti ma non di minore importanza sul piano storico, artistico e culturale. È la seconda volta che la città metropolitana partecipa, ma questa volta partecipa con un proprio prodotto, con una pubblicazione molto interessante che riguarda appunto ben 21 comuni, quindi con molti itinerari che si possono compiere. Questo perché noi riteniamo che gestire e governare il turismo sia una delle funzioni fondamentali che la nostra terra deve affrontare per non correre il rischio di rimanere indietro anche su questa forma di sviluppo. Il progetto degli itinerari UNESCO della città metropolitana ha ricevuto anche il plauso del sottosegretario ai beni culturali, Ilaria Borletti Buitoni, che l'ha definito importantissimo, perché Napoli e la Campania hanno una potenzialità, secondo me, turistica immensa. Basta pensare che in Italia il Trentino ha più turisti della Campania e basta pensare che in Campania abbiamo i siti archeologici tra i più importanti d'Europa e Napoli è una città che offre nei secoli veramente al turista che la visita, chiamiamolo per un turismo culturale, qualche cosa che è di una preziosità assoluta. Quindi c'è spazio ancora per crescere e questo significa sviluppo, significa occupazione ed è proprio la direzione che il nostro Ministero cerca di sostenere attraverso delle politiche di integrazione, di formazione di reti. L'idea dell'ente di Piazza Matteotti nasce dalla consapevolezza che il marchio UNESCO è solo il punto di partenza per lo sviluppo del territorio. Il sigillo da solo non consente uno sviluppo del territorio se non attraverso una copartecipazione del cittadino, del mondo politico e principalmente del mondo delle imprese. La parola giusta è esattamente network. I percorsi sono stati raccolti in un volume che è stato illustrato e distribuito anche nel corso della giornata dedicata agli scambi commerciali. Sotto il profilo più strettamente tecnico, invece, la città metropolitana ha organizzato 2 seminari. Nel primo il generale Curatoli ha presentato il grande progetto Pompei. Il piano strategico che sarà presentato al comitato di gestione prossimamente contiene vari interventi. Ne citerò una su tutte, vedremo di organizzare un biglietto integrato per il turista che arrivando nell'area della buffer zone possa usufruire delle visite dei vari siti archeologici, sia Pompei ma sia quelli che non definisco minori ma solo meno conosciuti, e possa poi usufruire della trasportistica sia su gomma che su ferro senza ulteriori incrementi di spesa. Nel secondo invece è stato illustrato il disegno della città metropolitana per l'area di Liternum, che prevede un investimento di 8 milioni e mezzo di euro ed è stato presentato ufficialmente il progetto di candidatura a bene patrimonio dell'umanità dei siti reali borbonici. 13 residenze, 11 in Campania e 2 in Sicilia, che comprendono oltre alla Reggia di Caserta, quella di Capodimonte, la Reggia di Portici, il Reale Albergo dei Poveri, la Casina Vanvitelliana. Un grande itinerario che si snoda dalla Napoli metropolitana a tutto il resto della regione Campania e scende fin giù a Palermo, ricongiungendo idealmente quello che era l'antico regno delle due Sicilie. Noi abbiamo l'obbligo di valorizzare tutti quelli che sono i territori che purtroppo non riescono da soli a farsi conoscere da tutto il mondo. Parlo di Liternum perché Liternum è una zona di Giuliano che ha un particolare sito archeologico dove d'altronde la leggenda narra che morì Scipione l'Africano e che ha una cittadella sommersa che negli ultimi anni sta ritornando
ritrovando di nuovo la luce, perché ci sono università che stanno scavando e stanno trovando importanti reperti, e quindi è il nostro obbligo cercare di valorizzare quelle aree, perché non sempre sono state accostate a cose belle. La città metropolitana ha coinvolto in questo percorso anche la regione Campania. È la prima volta che la regione Campania partecipa a questa manifestazione, che è una borsa essenzialmente commerciale di scambio tra compratori e venditori di pacchetti turistici, e ci è sembrato, insieme all'assessore al turismo Corrado Matera, utile essere presenti. Ci aspettiamo quindi, avendo aperto questa finestra, di continuare con eventi sia nazionali che internazionali, perché è arrivato il momento di fare una migliore comunicazione del nostro patrimonio campano.